l'uomo più egoista e prepotente che abbia conosciuto mai. Che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra una botola segreta. Come pugili dopo l'incontro, come gli ultimi sopravvissuti, forse un giorno scopriremo che no. Ma se non mi vuoi, non è niente, sai. Alla quale adesso vi chiederò di dire brevemente due cose. Puoi semplicemente presentarti o raccontare, diciamo, le tue prime impressioni, puoi dire qualsiasi cosa, anche qual è la tua squadra del cuore, se vuoi. Che vorrei rimanere a te, innanzitutto grazie a voi perché siete qui questa sera, mi piacerebbe dire. Splendida, è sicuramente una villa che può vivere dei fasti del passato che forse oggi sono un po' tramontati. Infatti siamo qui tutti stasera forse anche per rivocare qualcosa. Io mi chiamo Nina e vi auguro un buon proseguo di serata. Un bellissimo applauso, grazie Nina, sintetica ma efficace. Allora, maestro, andiamo con la musica. Invito Lady Sofiana ad andare nella sua posizione. Io voglio ringraziare moltissimo per l'ospitalità l'amico Giuseppe Duca di Valganna, ci conosciamo da tanti anni, devo fare i complimenti perché io ero un po' di tempo che non venivo, è molto cresciuta Villa Cesarina come eventi, complimenti per il suo lavoro
davvero indefesso, e lui è appassionatissimo del suo lavoro e devo dire che i risultati ci sono. Ringrazio tutti gli amici e tutte le persone care che rivedo con piacere. Quest'oggi faremo una investitura, daremo un titolo nobiliare di duchessa a questa bellissima donna, questa dama stupenda che io conosco da molto tempo. Sofiana Tocari, un avvocato che vive in Moldavia, è una amica di Villa Cesarina e non solo. Questa per l'occasione, questa sera ha messo. Scusate, solo un attimo di silenzio, scusate, perché il momento è solenne. Ha messo un abito fatto da una stilista che ricorda i tempi, diciamo, dell'ancien regime, se vogliamo, o Venezia, eccetera. Quindi le faccio anche i complimenti per questa bellissima Miss. Sofiana, questa sera tu stai per diventare duchessa, quindi un titolo che tu ti porterai per tutta la vita, e anche tu e i tuoi discendenti. Pertanto sono molto lieto con questa spada di appoggiartela sulla spalla e nominare donna Sofiana Tocari, duchessa Tocari. E quindi prego il mio aiutante di campo, che per l'occasione si è prestato, do la spada al duca, di voler mettere la corona, vorrei imporre la coroncina di duchessa su questa bellissima capigliatura. È praticissimo, bella, perfetto, benissimo. E adesso prego, puoi sorgere da signora duchessa, e vorrei anche darti, se magari il duca viene accanto a noi, per ruolo. Chandra, facciamo un applauso a Chandra. Ha fatto da modella, ha fatto da organizzatrice, non ha mangiato, questo ha aiutato a fare il tutto, bravissima. Allora adesso vediamo un po' di pausa, Invece stavo dicendo, vi presento l'amico e grande artista norvegese, poi andrete su Facebook, vedrete un attimino che genere di personaggio, che genere di artista è questo. È veramente per noi un grande onore, non lo dico in modo retorico, è veramente una persona molto molto affermata, ed è una persona speciale, ed è una persona che abbraccia anche altre culture e altre filosofie. Comunque, siccome lui ci racconterà qualcosa, faccio tradurre da un altro amico che si presenta e poi traduci. Vediamo se sei più bravo di Chandra. Grazie, Giorgio la faccia. Sì. Ok. Bravo tu. Ok, I want to be very short. My name is Dag Hol, I'm a painter. You can see my paintings on the other wall here. I'm with Soya. Soya, she is also in Venice having exhibition with me. Sarò breve, voglio parlare delle mie cose, delle mie opere che sono di là. Sono insieme alla mia amica Soya, con cui siamo stati a Venezia fino a I will be very brief. I only want to thank Giuseppe Vigi so much because I was invited here. I know the theme of this party was gold party, and I want just to say a few words about gold because. Gold, oro. Oro. Gold party. Questa oro party. Ah, ok, questo party si chiama. È stato nominato gold, e quindi è un gold party veramente. Sono molto contento di partecipare a questo party oro. Ah, ero molto contento di essere invitato e di aver partecipato. As an artist, painter, I've been studying gold for many years. Sì, ho lavorato sull'oro per tanti anni, sui miei quadri. So why do you have gold in so many paintings? Ho fatto diversi quadri appunto usando l'oro. Because a painting is full of brush strokes. Perché i quadri? Sì, sono sbarzolati. Le spatole? Spatolato. Spatolato. Sì, spatolato.
And the thing is that in Indian philosophy... Sì, c'è un detto indiano? Sì, c'è un detto indiano. The most subtle part of creation is not atoms. The most subtle part of the creation is not atoms. Yeah. No, guarda, adesso... Adesso facciamo lavorare. Qualcuno dice che Stefano non lavora, perché dicono che chi si occupa di problematiche diplomatiche non fa nulla. Invece Stefano sa 7 lingue. Quindi mi farò regalare un pezzo sigaro, un pezzo toscano dall'amico stilista, eccetera. Possiamo fare. Ok, I'm a Roma. It's not the atom, like it is in the Western world, the modern world, it's the atoms and neutrons and protons are the most refined things of the creation. Therefore, I'm very happy that Giuseppe chose gold as a symbol for this party. Quindi sono davvero contento che Giuseppe abbia scelto l'oro come simbolo di questa festa. So, I just want he probably didn't hear it now, he's gone. I don't know. Forse è andato via, non lo si sa. Yeah, okay. You can tell him. So I'm just very happy, and I thank you very much, and we are here until tomorrow, and you're all welcome to Venice tomorrow and see our show there also. Siamo molto contenti, vi ringraziamo e anche domani vi invitiamo a vedere il nostro spettacolo, la nostra mostra. So, yeah. Thank you. I'm going to go to the hospital.